Giovani, buongiorno e ben ritrovati su Canale Neapolis 1926. Scusatemi se sentite un ronzio di sottofondo, ma si sono messi a tagliare l'erba alle 3 di pomeriggio sotto casa e io non posso farci niente se non mandargli tanti chitamurti. Detto questo, vi ricordo di iscrivervi al Canale Neapolis 1926, è gratis, quindi ti devi iscrivere, dobbiamo arrivare a questi 3.000 iscritti. E seconda cosa, ragazzi. Lazio-Napoli 1-2 il giorno dopo. Il Napoli conquista la vetta della Serie A. Non l'avrei mai detto, anzi, io il video l'avevo iniziato al minuto 88, quando la Lazio aveva appena segnato il pareggio con Petro, e lì mi era proprio sceso il mondo addosso perché ho detto, wow. Hai fatto una partita buona perché poi tutto sommato il Napoli ha fatto una partita buona nel secondo tempo, perché il primo tempo, ragazzi, la Lazio ci ha pressato alto, hai avuto poche occasioni, diciamoci la verità, le ha avute parecchie di più la Lazio, tre clamorose forse, se non sbaglio, due o tre clamorose. Bravissimo Spina, e quando io vi dico che il portiere conta tantissimo in questo gioco, ragazzi. È così, perché Ospina ieri ci ha salvato le chiappe 2 o 3 volte. Per questo io vi dico, facciamo giocare un portiere e basta. A parte oramai penso che da qui alle altre 11 partite di campionato giochi sempre Ospina, Meret, ragazzi. Era il ripiego di farlo giocare in Europa League e in Coppa Italia. Ma tu sei uscito sia dall'Europa League sia dalla Coppa Italia e quindi importa. Io penso e presumo, poi starà da confermare Luciano Spalletti, che Ospina si gioca tutte le restanti partite di Serie A. Benissimo. Ieri partita difensiva da rivedere, perché Guaiu, diciamoci la verità, come ho detto prima, la Lazio il primo tempo non ci ha fatto capire niente. Forse il Napoli ha iniziato a capire che doveva giocare a calcio quando ha smesso di cercare quelle triangolazioni davanti l'area di rigore di Ospina. Questo gioco che vuole fare Spalletti davanti all'area di rigore mi preoccupa perché tu con il Barcellona sei andato proprio in quella di difficoltà. Naturalmente, se tu salti la prima linea difensiva della Lazio, naturalmente hai una prateria davanti, il centrocampo è tutto scoperto perché loro ti vengono a pressare alti. Però dobbiamo essere anche in grado, va bene, di riuscire a evitare la prima linea difensiva o il primo approccio che loro hanno verso un tuo difensore. E diciamoci la verità, a Cagliari non ha funzionato pochissimo questa scelta, contro il Barcellona non ha funzionato per niente e anche ieri, ragazzi, contro la Lazio ti è andata bene. Quindi evitiamo di fare questo gioco del lancio vicino e poi la ripassi a Koulibaly, Koulibaly la passa all'altro terzino, il terzino la ripassa a Koulibaly, perché Wagyu no, non posso tollerarlo fino alla fine della stagione. Detto questo, il secondo tempo del Napoli è stato perfetto, a parte il gol subito, perché Wagyu ci poteva stare, hanno fatto tanto loro. Però Insigne, Insigne. Ora, se voi siete coerenti, ieri dovevate fischiare Lorenzo Insigne, ma molti, penso, credo anzi, che al gol dell'1-0 del Napoli siano saltati letteralmente dalla sedia al vantaggio del Napoli e al gol di Lorenzo Insigne, primo su azione quest'anno, da non sottovalutare la cosa. Ce n'ha messo, arriva il primo gol su azione quest'anno, il buon Lorenzo. Avete fischiato ieri sera Lorenzo Insigne quando ha segnato? No, cioè, no, per sapere, giusto per coerenza, perché voi siete occasionali, andate dove tira il vento, perché ce ne sono tanti gli occasionali tifosi napoletani che vanno dove tira il vento. Detto questo, Fabian Ruiz, diciamo che lo salva praticamente il gol, perché anche lui, Guaiu, ieri ha fatto tantissimi errori, ma errori, parecchi abbiamo fatto errori ieri sera, quindi non. Mi è piaciuto l'approccio alla partita, diciamoci la verità. Però poi si sono rifatti. Fabian Ruiz ha portato il Napoli sul 2-1 e bene o male il Napoli l'ha spangata. È
Ed è stato bellissimo, io perché l'avete visto ieri nella reazione del video al gol di Fabian Ruiz, mi sono tolto la maglia, ve lo prometto, non lo rifarò più, non mi toglierò più la maglia perché non sono un bello spettacolo, ecco, non sono una figa, quindi detto questo, è stato bellissimo vedere l'apoteosi nel settore ospiti del Napoli mentre tutti quei bastardi, perché così vi devo chiamare bastardi, urlavano Vesuvio lava lì col fuoco, Napoli colera. Cioè, la storia non mi ha insegnato niente, stiamo vivendo in un mondo dove gente sta ammazzando altra gente senza senso, quindi odio così a gratis per l'Italia, non ne abbiamo bisogno. Quindi spero vi sia, spero la Lega faccia qualcosa e vi punisca la curva perché siete dei pezzi di merda, ecco, sottolineiamo questo. Stavamo dicendo del gol del Napoli. Trovo l'esultanza di Luciano Spalletti una cosa goduriosa, ma veramente ho goduto tanto vedere Lucianone che parte dalla panchina, va con i ragazzi sotto la curva ospite e vanno ad esultare, ma è un'esultanza liberatoria, diciamoci la verità, perché poi nel post partita l'ha detto anche Luciano. Ora però non mi dovete rompere i coglioni. Fino ad ora dicevate che la squadra non aveva cazzimma, non era abituata a queste partite, che bene o male il Napoli sì, aveva paura di affrontare queste partite. Ecco, queste sono state parole dure di Luciano Spalletti, ma parole giuste, perché lo sappiamo che la stampa italiana, quando il Napoli, io oggi ho visto un servizio solo a Sport Mediaset sul Napoli. Per il resto hanno parlato di Vlahovic che è meglio di Cristiano Ronaldo e meglio di Del Piero, bisogna dirlo. Poi hanno parlato del derby che si giocherà domani di Coppa Italia e via via delle altre notizie. Ma del Napoli, guaiù, che il Napoli è primo in classifica, se ne parla pochissimo, pochissimo veramente. Per questo Spalletti dice: voi giornalisti fate e dite cose che a questa squadra non appartengono, perché se il Napoli non aveva carattere, non avesse avuto la voglia di vincere questa partita, il Napoli si sarebbe accontentato dell'1-1. E io, come vedete dal video, io lo dico, ma mancano 40 secondi alla fine, figurati se il Napoli prova a reagire. Il Napoli ha provato a reagire fortemente, con la voglia di vincere la partita. Osimhen su tutti, ragazzi, Osimhen che è andato vicino al gol al 92esimo, pochi minuti prima che Fabiano la buttasse dentro. Partita sontuosa, partita buonissima da parte di Victor, ragazzi. Voi dovete vedere quello che fa questo giocatore. Non è che la butta dentro, Osimhen gioca per la squadra. E poi oggi gli amici juventini mi hanno detto: ma noi abbiamo Vlahovic, non sarà mai, Osimhen non sarà mai ai livelli di Vlahovic. Sono due giocatori opposti. Uno è un finalizzatore e uno gioca con la squadra. Cioè, quando lo vorrete capire. Questo paragone Haaland, scusatemi, Vlahovic, Osimhen non si potrà mai fare perché sono giocatori diversi. Se tu mi dici Haaland, Vlahovic, io ti posso fare il paragone fra Haaland e Vlahovic, ma non fra Osimhen e Vlahovic. Capito, cari juventini? Quindi passatevi la mano sulla coscienza. Detto questo, noi ci siamo, il Napoli c'è, e lo posso dire senza scaramanzia, perché mancano 11 partite alla fine. Abbiamo tante partite toste perché hai il Verona, l'Atalanta, la Fiorentina, il Milan, poi c'hai il Sassuolo. Sono tutte partite difficili. E ragazzi, quando arrivi alle fasi finali del campionato, che ci sono quelle squadre che rischiano, perché ora state a vedere che il Cagliari, con la vittoria che ha avuto a Torino, è una botta clamorosa per Mazzarri e per la squadra del Cagliari. Ma sarà un casino andare a affrontare squadre che stanno lottando per la retrocessione, perché il Cagliari ce l'ha meno 1, meno 2, meno 3 queste squadre. Quindi l'Empoli, che si deve salvare, giocherà la partita della vita da qui in poi. Quindi ora è il momento di vedere di che pasta siamo fatti. Ci abbiamo il Milan alla prossima. Ci arriveranno scarichi perché avranno la partita del derby di Coppa Italia e un derby, ragazzi, è sempre un derby. Fatiche te le porta sempre via. Quindi io vi dico una cosa, crediamoci perché quella parola si può pronunciare a Napoli. Lo sapete che noi napoletani siamo molto
non la siamo molto scaramantici a pronunciare certe parole. Però il Napoli è lì su, è al primo posto. Lotta per lo scudetto, la Juventus è a meno 7. La Juventus che poi nelle ultime due avrà Fiorentina e Lazio, se non sbaglio, quindi qualche punticino lo possono ancora perdere. Quindi ragazzi, crediamoci e finalmente avete tirato fuori gli attributi. Ora serve continuità anche contro il Milan. Sempre e comunque, forza Napoli, dal vostro Neapolis 1926. Ciao a you!